Ciao ragazzi, benvenuti alla Top Player Championship, evento del tutti contro tutti organizzato sulla ladder di MGT 360, su Ghost, sempre su Xbox 360. Questa è la serata clou, dove in pratica tutti i 8 giocatori sono i finalisti. Dopo un tour che si è svolto appunto in quattro eventi sempre sulla ladder e dove 32 giocatori si sono giocati i primi due posti in modo da potersi aggiudicare poi la finalissima, che è questa, che a breve vedrete, e che è dove in palio MGT 360 ha messo ben 4200 Microsoft Point da dare al primo classificato. Per rendere questa finale più accattivante e più carina anche per i giocatori stessi, si è pensato di poter far fare due mappe dove poi i punti verranno, di ogni singolo giocatore verranno cumulati per decretare il vincitore, che appunto si porterà i 4200 Microsoft Point a casa. La partita è già iniziata, come potete vedere. Sono tutti quasi combinati alla pari e niente, ora vediamo chi incomincerà a prendere un poco il sopravvento sugli altri in modo da poter staccare completamente, anzi di staccarsi e fare più punti per potersi aggiudicare questa prima mappa delle Championship Cup. Ricordiamo pure un'altra cosa importante, che nel momento in cui il giocatore dovesse vincere questo evento, nella ladder verrà sul proprio profilo personale, verrà inserito il logo con la coppa che appunto si è aggiudicato. In più, chiaramente a ogni giocatore che sta partecipando a questo torneo gli verranno aggiunti pure dei punti sul proprio profilo personale della ladder. A cosa servono questi punti? Questi punti momentaneamente sono serviti solo e esclusivamente per far salire di grado ogni semplice giocatore. Successivamente può essere che riusciremo a fare qualcosa di più carino e rendere ancora più allettante la situazione. Comunque, riprendiamo la partita. Stiamo vedendo che al momento è una partita molto agguerrita tra tutti i giocatori e siamo semplicemente appena a 7 minuti, anzi no, scusate, a 3 minuti. Ecco, ora vediamo direttamente la classifica dove c'è Storm Knight con 1100 punti, 22 uccisioni, 16 morti. Che è il primo in classifica.
Mentre guardate la partita, vi ricordiamo di cliccare, di mettere mi piace a questo video, di iscrivervi anche al nostro canale YouTube, che chiaramente, non so se ci avete fatto caso, abbiamo ricreato di sana pianta, neppure 6 mesi fa, in quanto quello già esistente purtroppo, con le innovazioni che ha portato YouTube, è andato un po', cioè si sono persi un po' tutti i video, per cui abbiamo pensato bene di ricreare tutto di sana pianta. Nel frattempo vediamo Storm Knight sempre primo in classifica, Storm Yari secondo in classifica, si distaccano di ben 8 kill, insomma sono notevoli, cioè notevole la distanza tra uno e l'altro, e vediamo chi riuscirà a vincerla. Ancora ci sono circa 3 minuti di tempo, stiamo a vedere un attimo. Ecco che vediamo che mancano meno di 30 secondi alla conclusione di questa prima mappa. Knight è sempre primo in classifica, distanziato di un punto, ora sono due i punti, continua a fare kill. Vediamo 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e finisce qua la partita con 3 punti di distanza. Parliamo di uccisioni. Knight si aggiudica questa prima mappa. Ora attendiamo semplicemente il cambio della mappa e passiamo direttamente alla seconda mappa. Ricordiamo che vincerà e si porterà i 4200 Microsoft Point a casa solo colui che appunto si aggiudica più punti in entrambe le mappe.
Abbiamo iniziato da molto, da ben 1 minuto e mezzo la seconda mappa, e vediamo un attimo cosa viene fuori. Ecco qua la classifica momentaneamente, Yazi è primo in classifica e Knight è secondo in classifica, e quindi a quanto pare sembra una guerra tra i due giocatori dello stesso clan. Nel frattempo vi ricordiamo che per quanto riguarda i nostri tornei se ne riparla a settembre, vediamo un attimo come e cosa fare, anche perché appunto abbiamo pensato di tralasciare ciò che riguarda la 360 e di dedicarci interamente alla Xbox One. Dove sicuramente, grazie alla nuova console, si potrà usufruire di tutti i benefici che non ci sono e vantaggi che non ci sono appunto su Xbox 360. Per chi stesse vedendo la fine di questa mappa, in pratica ricordiamo di cliccare su mi piace del video, quindi lasciare un piccolo mi piace, e iscriversi anche al canale YouTube di MGT360, che l'anno prossimo cercheremo di sbizzarrirci a fare più streaming possibili, come già abbiamo fatto comunque da metà di questo anno. Per cercare di farvi vedere sia i giochi in anteprima, tipo beta, o alfa addirittura, come è stato per Destiny della PlayStation 4, e quindi potere voi vedere un attimo come sono fatti i giochi nuovi. Oltre a questo, oltre a farvi vedere appunto le anteprime o i giochi che escono, che al momento magari non avete perché siete indecisi se comprarli o meno, vi faremo chiaramente gli streaming pure dei tornei sia di FIFA 15, che appunto uscirà il 23 settembre, e poi sicuramente verranno fatti altri streaming anche su Destiny, che uscirà a settembre, direttamente mi pare i primi di settembre, e altri giochi che usciranno man mano che appunto andrà avanti, si andrà avanti.
Mancano ben 50 secondi. Al momento vediamo primo in classifica Yazzie, nel mentre Knight lo troviamo quarto in classifica. Vi ricordiamo che il vincitore sarà solo colui che avrà fatto più punti in entrambe le due mappe. Secondo me al momento sono pressappoco lì come punteggio, per cui dobbiamo vedere un attimo dalla somma dei punti, dalla sommatoria, chi realmente avrà fatto più punti. Ma il vincitore, secondo me, sarà per differenza di pochissimi punti, uno solo, che dovrebbe essere Knight. Stiamo a vedere. Mancano 7 secondi, 5, 4, 3, 2, 1. 0. Vince questa seconda mappa Yazzie e dà una conferma della sommatoria dei punti. Yazzie vince i 4200 Microsoft Point, abdicandosi pure il titolo di campione del tutti contro tutti su MGT 360. Questo è tutto, buone vacanze a tutti, ci vediamo a settembre. Ciao!